Si è svolta ieri presso Palazzo di Città Laterza una conferenza stampa indetta dall'amministrazione comunale, nel corso della quale è stata presentata la convenzione sottoscritta dal comune con i volontari dell'AMPANA, l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, in un programma di politiche di salvaguardia ambientali. Nel corso della stessa è stato ufficialmente presentato il logo di Laterza Smart City, nella competenza dell'omonimo assessorato e che identifica attraverso il logo scelto l'attenzione rivolta ai cittadini stessi. Oggi il Comune di Laterza presenta l'accordo con l'associazione AMPANA. In cosa consiste? Sì, diciamo che abbiamo sentito l'esigenza di aumentare la vigilanza sul territorio con una collaborazione con un'associazione di volontariato che è l'AMPANA, che avrà sul proprio territorio volontari e guardie ambientali autorizzate e che diciamo non solo avranno una funzione di prevenzione rispetto a quelli che sono i reati ambientali, ma andranno anche a sanzionare eventuali reati e abusi che sul territorio. È chiaro che questa collaborazione nasce anche in seguito all'avvio della raccolta porta a porta, che ormai è in fase di regime, che da molti mesi segna delle percentuali assolutamente significative, superiori intorno al 70% per il nostro comune, ma che ha ancora piccole criticità legate soprattutto all'abbandono dei rifiuti nelle periferie. Oggi Laterza ha presentato anche il logo Smart City. In cosa consiste? Il logo Smart City è intanto una, diciamo, appartiene a questo assessorato, che è un assessorato per l'innovazione a servizio dei cittadini. Con questo logo abbiamo voluto sostanzialmente dare immediatamente la riconoscibilità di questa attenzione per i cittadini stessi. E sarà utilizzato in tutte le forme, cioè carta intestata, manifesti, sarà dedicata a una sezione del sito istituzionale del Comune di Laterza, all'interno del quale si potrà accedere e si troveranno tutte le informazioni necessarie alle politiche ambientali, della mobilità, piuttosto dell'innovazione per la pubblica amministrazione. Diciamo che è uno strumento che aiuta i cittadini a conoscere meglio il proprio comune, quello che sta facendo il proprio comune, e anche ad interagire, perché saranno anche, diciamo, in questo, nel sito istituzionale, nella sezione Smart City, saranno attivate delle schede di consultazione dei cittadini stessi, quindi insomma la trasparenza e la possibilità di partecipare a delle discussioni, dei forum che possono aiutare a migliorare la comunità, diciamo la vita del comune stesso e della comunità.